Montalbano sta bene, grazie. L'ho trovato in ottima forma quando sono tornato. Io, come sai, dico spesso che per me è come andare a trovare ogni 2-3 anni un amico a cui sono molto affezionato per vedere come sta, per chiacchierarci, per passare del tempo piacevole insieme. Se lei volesse mandare un messaggio a Camilleri, che cosa gli direbbe? Lo ringrazierei, direi grazie, solo questo, grazie. Ci ha dato delle storie da raccontare straordinarie. Il personaggio che ha scritto, secondo me il personaggio del commissario Montalbano, è uno dei più bei personaggi della letteratura popolare italiana di tutto il Novecento. Queste storie che abbiamo affrontato questa volta sono all'altezza delle migliori storie di Camilleri, tant'è che abbiamo fatto, credo, veramente due bei film da queste storie. Spero che il pubblico le apprezzerà, che ci rinnovi la fiducia e l'affetto che ci ha tributato in questi anni e aspettiamo che cosa succede. Prima giravamo 4 film ogni 2 anni, adesso ne giriamo 2 all'anno. Gli ultimi 2 film secondo me sono molto interessanti. Ce n'è uno di tipo più classico, che è una faccenda delicata, che è la storia di questa prostituta settantenne e di tutti i valori che Camilleri prende nella calzetta e li trasforma e li riporta e li cambia completamente, cioè l'attacco che lui fa ai valori borghesi lo fa con grande intelligenza, con grande eleganza. La faccenda delicata di Teresita è che lei è la migliore amica di Maria, la prostituta che sarà la vittima del primo episodio. E io sono la classica faccia d'angelo, no? Quella che non te l'aspetti perché sembra buona, cara, dedita alla famiglia. In realtà sotto sotto pure lei fa cose strane perché si prostituisce con Maria, fa le orge con Maria, semplicemente perché vuole avere più soldi, vuole comprarsi la borsa nuova, l'orologio nuovo, e poi aiuterà il commissario Montalbano nelle indagini. Il commissario Montalbano. Da lunedì 29 febbraio alle 21:20 Rai 1. Poi invece c'è una montagna di fango che è completamente nuovo, perché un personaggio è un film senza personaggi, è un film fatto di ombre, e per parlare della grande corruzione che massacra il nostro paese, dei rapporti tra la politica e le commesse nazionali, regionali, eccetera, scrive una storia dove i personaggi stanno sempre dietro le quinte, per cui per noi era una storia nuova, era una scommessa diversa. Credo che ci siamo riusciti a fare. Io penso che uno nella vita ogni tanto si deve raggiungere, deve fare cose che gli piace fare. E il mio lusso professionale che mi concedo è quello di frequentare questo personaggio ormai da tanti anni. Dico lusso perché magari qualcuno potrebbe pensare che per un attore è pericoloso, però nello stesso tempo è anche vero che io faccio continuamente a 365 giorni altri progetti, quindi sai che c'è, fino a che mi diverto, fino a che mi va, questo è un lusso, perché sai, è vero che per un attore è interessante interpretare ruoli sempre diversi, e per certi aspetti lo faccio, ma è anche bello, è una sfida interpretare l'arco di un personaggio che cresce insieme a te. Noi abbiamo un signor autore che ogni anno scrive delle storie di Roma, ma perché non seguirlo? Per me, ti ripeto, quando prima usavo la metafora che è come un... immaginati un amico che riesce a incontrare poco e ogni volta però ti sorprende. Per un attore interpretare un personaggio significa immergersi in quel tipo di energia. E quindi io mi diverto, ho sempre detto che se mai avvertissi una stanchezza per il personaggio lo mollerei. Ma siccome ogni volta è un piacere enorme... Eccomi qua. È una fiction abitudinaria, no? Le persone sono sempre se stesse, il regista, i personaggi fissi, i sceneggiatori, e anche lo stesso Montalbano è un abitudinario, perché è uno che ha le sue piccole manie, no? E queste cose piacciono tantissimo al pubblico e fa affezionare un po', forse il pubblico ci si rispecchia. E poi c'è la sceneggiatura stupenda, Camilleri, che comunque si sente la sua presenza, anche se non c'è, è incredibile come si senta pure sul set la sua presenza. E poi questo mix tra giallo e commedia che ti lascia sempre un po', no? Ti fa sempre cambiare mood e ti rende vivo mentre lo guardi. Io devo ringraziare Sonia Bergamasco che ha accettato di far parte della nostra famiglia, perché è un'attrice straordinaria, non devo aggiungere altro. E poi secondo me rappresenta una grande opportunità, quella di ridare al personaggio di Livia la dignità che merita. Negli ultimi anni era diventata semplicemente, appariva poco o niente addirittura, ed era diventata semplicemente una gran rompicoglioni. Mentre invece Livia è un personaggio fondamentale, è un po' la coscienza del personaggio di Camilleri, è l'unica persona con cui
il personaggio di Montalbano non può non dire la verità, non può nascondersi, è l'unica a cui ha dato la facoltà di mazziarlo, e quindi è un rapporto secondo me, quello tra loro due, meraviglioso. Tutti mi chiedono: ma si sposerà? Ma non è tanto quello, se si sposano o non si sposano, ci sono mille modi, milioni di modi per stare insieme. Loro hanno trovato questo equilibrio meraviglioso e soprattutto hanno trovato un modo per stare insieme che non è convenzionale. Per fare bene un film bisogna tradire il romanzo, bisogna prendere quello che c'è scritto e tradirlo. Tradirlo nel senso di andare dietro a cercare quali sono le origini, e quando ti sembra di averle trovate. Poi ci sono dei personaggi nuovi che noi abbiamo inventato, modestamente lo dico io. Il paesaggio dei nostri film nei romanzi camilleri non c'è, l'abbiamo inventato noi, ed è una delle grandi vittorie con cui abbiamo raccontato questa Sicilia. Per cui insomma un regista deve sapere reinventare. Quando io leggo un nuovo romanzo di Camilleri, spengo i telefoni, stacco tutto, perché la prima cosa che devo fare è di leggere e di dimenticare per reinventare un'altra storia. Quando ho scoperto di essere stata presa ero strafelice, perché io da siciliana non posso non avere sul curriculum Montalbano o Camilleri, no? Quindi anche pure l'orgoglio di tutta la famiglia. Veramente non ci ho pensato due volte. Adesso sto portando in giro The Pride, che è un testo che non mi volevo far fare, perché è un testo che parla di amore omosessuale, ma io dico amore in tutte le sue declinazioni, che parla di identità. Dice: ma che sei matto, ti faranno a pezzi. Abbiamo attraversato l'Italia con teatri pieni e il pubblico in tripudio, sono felicissimo perché è stata una scommessa vinta. Il pubblico italiano è molto più maturo e ha voglia di sentirsi raccontare storie con dei contenuti importanti, molto più di quello che immaginiamo, quindi è stata una grande sorpresa, una grande gioia, sorprendemi in questo senso. Un bacio grande a Spettacolo che Spettacolo, vi aspetto puntuali lunedì 29 febbraio con Montalbano. Mua.